Quante lingue deve conoscere un producer? Ovviamente non mi riferisco a lingue come l'inglese o l'arabo. Il producer dovrebbe imparare tre lingue. Numero 1, la lingua dei musicisti, ovvero il linguaggio musicale, la teoria musicale e la coscienza di come uno strumento si suona o si approccia. Questo ci permette di comunicare agevolmente con gli strumentisti o i performer e di ottimizzare le loro idee quando le mettono nelle nostre mani. Numero 2, la lingua dei fonici, ovvero la lingua che non solo ci permette di comunicare al meglio con i tecnici di mix o i tecnici di master, ma che ci permette anche di acquisire la giusta coscienza tecnica per valorizzare al meglio il nostro sound. Numero 3, ultima ma non per importanza, la nostra lingua, quella dei producer, ovvero tutto quel linguaggio tecnico legato all'utilizzo di tecniche e strumentazioni all'interno e all'esterno dei software per creare canzoni, utilizzare tecniche e migliorare i prodotti degli artisti con cui collaboriamo. Non solo, ci permette anche di comunicare con i professionisti del settore in merito alle ultime novità tecnologiche e di software del nostro settore. Inoltre, avere un linguaggio appropriato ti farà riconoscere più facilmente dagli altri professionisti. Per altre curiosità interessanti come questa, seguici sul nostro profilo Instagram.